Rivelin Ennio. Sì. Nato a Verona, catturato e arrestato a Verona. Su delazione, perché io ero associato in un raggruppamento partigiano che si era messo in progetto di cercare di salvare i ponti sull'Adige di Verona. Progetto fallito perché si catturarono tutti per delazione. C'era stato introdotto uno nella cosa. Arrestarono anche mio padre perché avevo 16 anni, quindi quello era il responsabile. Interrogato al comando generale dell'SS che aveva sede a Verona. Verona era vivere in mezzo proprio a quello che era la pentola che bolliva, perché c'era il comando generale dell'SS, lo stato maggiore della Wehrmacht in Italia, va bene, parte dei ministeri della Repubblica Sociale Fascista, va bene. Ma in modo, noi a un certo momento, per un moto di dignità, non volevamo assolutamente, va bene, giustificare il comportamento dei fascisti che lucidavano gli stivali ai tedeschi, va bene, e il comportamento dei tedeschi, perché l'occupazione non fu all'8 settembre, incominciò già il 23 aprile, perché il 24 aprile, luglio, varcarono il Brennero e il giorno 25 occuparono Verona, va bene. Era la divisione Hermann Göring dell'SS, divisione Adolf Hitler dell'SS. Hermann Göring venne dopo, ma quella era della fanteria paracadutisti di Göring, quella. Vabbè. Arresto, consegnato immediatamente all'SS, invecchiato molto subito perché mi trovarono in casa un deposito di armi. La casa non era abitata, la famiglia era sfollata perché Verona era sottoposta al bombardamento settimanale, va bene. L'SS fecero un interrogatorio, per modo di dire, perché fui l'ultimo catturato, l'ultimo, perché io non abitavo lì, loro mi cercavano lì, vabbè. Io passai in mezzo a loro quando vidi la casa, va bene, presidiata dai fascisti e da un caporale dell'SS. Andai per salutare mio padre e sparire, invece lui era già stato preso nel suo laboratorio. Mi consegnarono seduta stante all'SS. Dicevano i manifesti che trovati con le armi era fucilazione sul posto, e ne hanno fatte a Verona. Invece mi hanno messo in una cella e mi hanno interrogato dopo 3 o 4 giorni. Tanto non avevo bisogno di niente, è stato l'ultimo catturato. 70 anni dopo ho scoperto chi era che mi ha interrogato dell'SS, prima che. Vedendo la fotografia di lui da giovane, me lo ricordo, era un bel ragazzo, era, vabbè. Parlava bene in italiano perché lui era detto all'ambasciata da 2-3 anni a Roma, parlava bene in italiano. E lì cominciò la Via Crucis. Arrestato, mandato al Forte San Leonardo, prima alle celle delle SS. Al Forte San Leonardo mi incontrai con mio padre. Fummo prigionieri insieme in breve periodo. Forte San Leonardo era, Verona tutta circondata dai forti austriaci, ancora intatti, perché era una punta del quadrilatero famoso, va bene. Ecco, forte San Leonardo era proprio la via di transito per la fucilazione, perché da lì venivano trasferiti al Forte Procolo e fucilati. La maggior parte dei prigionieri in quel forte però erano tedeschi che avevano disertato e che giornalmente venivano fucilati. Da lì mi trasferirono al campo di Bolzano, campo di concentramento di Bolzano. Dopo fui raggiunto da mio padre, perché io al campo di Bolzano venni messo nel blocco dei pericolosi. C'era un blocco dei pericolosi. Come mai? Tutti quelli che erano con l'accusa di partigiano eccetera andavano a blocchi pericolosi, vestiti con la tuta bianca per distinguerli dagli altri
mentre gli altri prigionieri portavano i vestiti borghesi, no, io in tuta bianca, va bene, col triangolo rosso, anche gli altri avevano triangolo rosso, ma se lo mettevano sopra la dacca di casa. E il numero ve l'avevano già applicato? Il numero era 9000 qualche cosa, io non me ne ricordo perché dopo io ho dovuto avversarlo lì. Sì, sì, va ma bene. L'avevate addosso? Sì, sì, c'era il numero qua, sul pantaloni, va bene, eccetera. Mi ricordo le prime due cifre, era 92. 92 dopo non me le ricordo il resto. Va bene. Poi lì mi misero a lavorare insieme con mio padre, alla falegnameria. Permanenza relativamente breve, va bene. Fui chiamato all'appello una mattina, messo in blocco per la spedizione in Germania. Noi non sapevamo dove avevamo mandati. Mio padre disperato, avevo 16 anni, cercava i tutori per me e trovò due persone che avevamo fatto amicizia, che era di San Donà di Piave, siccome parlavamo tutti lo stesso dialetto. Vabbè. Uno era un capitano, era un tenente colonnello di complemento, perché era uno che era stato già prigioniero a Mauthausen nella guerra 15-18. E l'altro lo stesso, che era un sottotenente di complemento nella guerra 15-18. Va bene, anche quello prigioniero Mauthausen, catturato a Caporetto. E poi a un terzo tutore, Robert Le Petit di Milano, che era un grande industriale farmaceutico, bravissima persona. E comunque, fermandosi un attimo a Bolzano, era lì che ha conosciuto Barciccia? Sì, lì abbiamo cominciato le prime conversazioni. Sì, dopo io l'ho perso di vista e me l'ho ritrovato là. Non ha fatto lo stesso viaggio? No, credo di sì, ma non nello stesso vagone. Non nello stesso vagone. Ah, ecco. Ma credo di aver fatto lo stesso viaggio, perché l'ho incontrato quasi subito dopo là. E l'avevo lasciato da poco, era stato l'unico viaggio in quel periodo. E il viaggio, la data l'ho scoperta dopo io, è stato, era il 27 di novembre, 27 di novembre, 273 prigionieri, sardelle compattate dentro nei carri, bestiame, no? Sì. Arrivati a Mauthausen, un viaggio relativamente breve perché non è lontano da Bolzano a Mauthausen, sono 400 chilometri. Cosa ci avete messo? Un giorno? Due notti e due giorni, va bene. Due notti e due giorni, ma non abbiamo mica sofferto la sete, perché tanto era il 27 novembre, c'era freddo, solo che non ci si poteva neanche muovere dentro nei vagoni. Ma non mi ricordo di essere stato nello stesso vagone, potrebbe essere stato anche nello stesso vagone, ma se lui era là io non lo vedevo mica, perché eravamo impaccati come sardelle. E allora per riposare c'era il turno di sdraiamento sul pavimento, gli altri in piedi, dopo mezz'ora cominciava con i piedi, dai alzati, che doveva sdraiarsi, che quello, vabbè. Arrivo al posto dove ci sbarcano, ancora da sapere se sono sbarcato a Mauthausen, se esisteva una stazione di Mauthausen o se era la stazione di San Giorgio. Portano al campo, su per la collina, Mauthausen, ma il campo Mauthausen non aveva niente a che fare con quello della gara 15-18, quello della gara 15-18 era giù in basso, quello lì era su, sulla collina. Che hanno costruito dopo. Ed è 39 la costruzione. Poi non è il campo di concentramento come lo vedono tutti, i pali con reticolati, no. Visto da fuori è un penitenziario, non un coso. Perché i reticolati erano all'interno della mura, erano, non fuori. Poi si è andati a finire tutti insieme alla... Porco Giuda, ma sta parola non vuole mai venirmi fuori, va bene. Com'è l'isolamento dalle malattie? La quarantena. La quarantena, blocco 21. Blocco 21 della quarantena. E lì cominciarono le destinazioni. Lì l'ho perso di vista, lì, perché ci buttavano fuori all'aperto la mattina, sempre tutti accatastati per proteggersi dal freddo, perché già vestiti a righe bianche e blu, va bene.
e finì anche lui al blocco 16, come me, al blocco 16 di Cuse 1. Ci sono andati a piedi, perché da Cuse 1 a Mauthausen c'era da fare la discesa della collina, era a Cuse. Vabbè, non era mica... Perché Cuse era un'espansione proprio di Mauthausen, non è nata dopo, è nata insieme, perché sì, si sono accorti che Mauthausen se no non poteva contenere tutto per i loro capito. Piani. Ma tornavate a dormire o stavate giù a Gusen? No, no, la quarantena ci dormiva dentro in baracca accatastati, va bene, ma a Gusen invece eravamo divisi, assegnati. Io al primo momento l'ho perso di vista, perché? Perché la baracca lunga era divisa in due stube, lui era nell'altra stube e io di questa qua, e non è che ti potevi andare a far visita, pigliavi botte subito. Allora però quando c'era l'appello, plus appello, perché era all'alba, alle 5 del mattino, lì ci si trovava anche insieme. Ossia, non avevamo la libertà di un rapporto umano, non potevamo andare da una baracca all'altra, neanche da una stube all'altra. Ma però quando era l'appello, se volevi parlare con uno, andavi svelto a metterti vicino, allora tu dovevi stare fermo lì perché contavano. Vabbè. E andavo avanti così il periodo, 12 ore al giorno fuori a lavorare, ma eravamo un po' privilegiati. Avevamo fatto però una piccola propedeusi di due giorni alla scala, andare giù alla cava e portare su delle pietre con la gerla di legno, vabbè. Perché? Stavo facendo conto che eravamo abbastanza in carne ancora, perché Bolzano era sì detenzione, ma siccome era diretta e amministrata da italiani dentro, prigionieri anche loro, il rispetto umano veniva davanti tutto, va bene. E quindi là, finite le ore di lavoro, conversavamo tranquilli, quando poi ci chiudevano in baracca, quando era il silenzio, che era molto presto, dentro si chiacchierava, eccetera. Cioè, esisteva un rapporto umano e un rispetto umano anche, perché i responsabili della disciplina interna erano tutti prigionieri come noi altri, ma erano tutti italiani. E dico, non possiamo lamentarsi di quello, perché Mauthausen il rispetto umano non esisteva. I tentativi di un rapporto erano sempre a rischio di botte. E lì a Bolzano ha conosciuto altri pavesi? Sì, ma non mi ricordo i nomi. Pietra, no. Olivelli, Magenes, Belli. No, forse il nome Pietra mi ruota negli orecchi, ma non me lo ricordo. Carlo, proprio. Ma poi lui è scappato, ha attraversato l'Adige, è scappato. Ma vede, c'era tutta un'organizzazione per la fuga. Da fuori veniva organizzata, perché non era sufficiente scappare. Lei scappava dentro in un territorio presidiato dai tedeschi con i filo tedeschi fuori. E c'era un comitato di liberazione che preparava, studiava tutto, perché siccome avevamo un amico di Genova che era fuggito poi, e lui mi ha illustrato bene come era tutto organizzato. D'altra parte, mio padre fu il primo dimesso con l'Ausweis. Va bene, quando fu sul cancello per andare via, adesso che sono fuori, dove vado? Ah sì, ma guarda, c'era una signora con la sporta che era andata a fare della spesa, ma vabbè, venga con me. Avevano già organizzato il viaggio per portarlo a Verona. Viaggiò come un pacco su un camion. Che portava. E come mai l'avevano rilasciato? Perché il comandante del campo di Bolzano sapeva bene a cosa stava andando incontro. Lui ha fatto trovare il campo di concentramento vuoto quando arrivarono gli americani. Mio padre fu poi i primi tre messi fuori. E durante il mese di aprile del 45 lo svuotò tutti via a casa. Ecco. E il comitato di liberazione organizzò sempre i viaggi per portarli lontani dai uno. Il Gusen era diviso da un muro dal Gusen 2, ma tutti quelli che erano nel Gusen 2 era tutta gente trasferita dal Gusen 1. C'era da passare una porta, niente altro. Ecco. E lì avevano un carico di lavoro veramente bestiale, perché lavoravano in galleria qui. Nella baracca, per esempio, dove ero io, nella tube dove ero io, di italiani eravamo in quattro soli, il resto erano tutti polacchi, ucraini, va bene, eccetera. E come il vostro rapporto con questi stranieri com'era? Ma no, guardi, direi una cosa, eravamo trattati con l'accoglienza subito dei russi, italiani che fascisto, però
i russi erano quelli che ci sforzavano di avere un rapporto con noi, polacchi no, polacchi no. Vabbè. E ha incontrato anche degli ebrei, beh, a Bolzano, no, no. Sì. Bolzano... Bolzano sì, ma gli ebrei a Mauthausen non arrivarono più, consumarono quelli che avevano. Ah, nel mio viaggio c'erano due donne ebree, proprio nello stesso vagone. Io, quando siamo sbarcati là non le abbiamo più viste. Ecco, le donne a Mauthausen. Niente. Niente. Quando entrò in funzione Auschwitz, venivano, anche se arrivavano lì, come per i preti, arrivavano a Mauthausen con noi, per esempio c'era Don Pedrotti e Don Gargero, vabbè. Ma loro non furono a Mauthausen, li portarono ad Dachau. C'erano anche delle prigioni lì a Mauthausen. Sì, il corridoio lungo, ne c'è ancora. Sì, 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 sì. Ecco, i preti li portarono a Dachau. Ah. E la camera gas funzionava, ve ne siete accorti a Mauthausen? Sapevamo che c'era perché ce l'hanno detto, perché se non avevi conoscenza se non da, se finivi in che tu bravo. Ma c'erano due camere a gas, quella generale e poi quella sotto le prigioni, che era piccola quella, che era le esecuzioni singole, era sempre sopra Satur, perché il movimento scarico dei cosi, il Sauberdienst, che era la pulizia del campo con i carretti, era cattare cadaveri, lavorava come una circolare 24 ore su 24 ore a caricare cadaveri.